Il Museo Pecci domani resterà chiuso, mentre Palazzo Pretorio, il Museo del Tessuto e quello dell'Opera del Duomo saranno visitabili. Eppure, in occasione della Festa del Lavoro a Prato, sono attese migliaia di persone per il comizio congiunto dei tre segretari di CGIL, CISL e UIL. Ma l'assessore alla cultura, Simone Mangani, minimizza. Non parliamo di occasione persa. Gli altri tre musei all'interno delle mura cittadine sono aperti. Il Pecci, del resto, ha una collocazione diversa. Una scelta che ha suscitato la reazione immediata dei 5 Stelle, che hanno depositato una question time. Grave, si legge in una nota, la scelta di tenere chiuso il centro il 1° di maggio, in un giorno di festa, con migliaia di turisti a Firenze, qualcuno anche in città, e quando sono attese circa 6.500 persone a Prato. Il sistema culturale dovrebbe essere unico, non ha senso che alcuni musei siano aperti ed altri chiusi, senza dimenticare che il Centro Pecci è il centro delle arti contemporanee della Toscana e che dovrebbe essere il nostro gioiello di punta. Abbiamo quindi depositato una question time per chiedere all'assessore Come Mangani di anticipo, relazionare in sono Consiglio Vincenzo Comunale su Giannini. questa grave scelta incomprensibile.